Non ti basterà ammirare la magnificenza dei templi greci, la bellezza dell'acropoli dominata dalla Torre Angioina, le strabilianti forme barocche della Grande Certosa, per comprendere davvero il valore di questa terra. I suoi monumenti sono semplicemente grandi assoli di una melodia complessa. Se vorrai ascoltarla, dovrai abbracciare con lo sguardo l'intero paesaggio e sentirlo vibrare come un unico organismo vivente. Dovrai addentrarti in un territorio montuoso, impervio, un mondo che appare sublime e inaccessibile, ma che fin dalla preistoria è stato invece cerniera fra l'Adriatico e il Tirreno, luogo di passaggio che ha fuso culture e popoli, scenario dell'avventura umana. Seguendo questo lungo processo di costruzione di un paesaggio culturale, potrai scoprire il significato delle splendide colonie fondate dai Greci e ripercorrere le vie intraprese dai monaci, che nel Medioevo tornarono a popolare i monti, gli antichi tratturi, le aree interne che i Romani avevano trascurato. Con nuovi occhi, infine, osserverai la superba Certosa di San Lorenzo, imponente fabbrica medievale destinata a diventare uno dei maggiori centri monastici d'Europa. E potrai essere tu il custode del valore straordinario che il mondo intero ha riconosciuto a questo paesaggio culturale vivente. Cilento e Vallo di Diano. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.